Bentornato ad Ascoli, è un piacere rivederti, una partita molto particolare. Comunque sei entrato bene in campo, dopo comunque alcuni mesi difficili. Un tuo giudizio sulla partita e che sensazione ti ha dato ritornare al Belluga, dove tu sei stato grandissimo protagonista? Ma innanzitutto ciao a tutti, e sono molto emozionato di essere tornato qua. È stata una bellissima emozione, comunque era tantissimo che non tornavo qua al Del Duca. E niente, che dire, sul rapporto che ho con questi tifosi non ho molto da dire. Sarò per sempre legato ad Ascoli, è stata la pagina più bella della mia carriera fino ad oggi, spero di scriverne altrettanto più belle. Però è stata una bellissima partita, una cornice di pubblico spettacolare sia da parte dell'Ascoli che della Ternana. Comunque i nostri tifosi sono venuti in tanti, sono stati a incitarci fino alla fine e niente. Andrea, per te questa di Terni è una ripartenza? Perché noi conosciamo le tue qualità. Tu con la Serie B c'entri davvero molto poco, però sei stato molto sfortunato. Come giudichi il tuo approdo a Terni e cosa ti aspetti da questa stagione? Sì, sicuramente ho bisogno di riprendere un po' in mano ciò che avevo iniziato nella mia carriera. Ho passato momenti veramente difficili e sono stato un po' sfortunato, sono stato secondo me anche poco bravo a gestire determinati momenti, però ecco, vengo qua a Terni con grandissima felicità, grandissima umiltà, anche perché comunque voi mi conoscete, sono sempre stato un ragazzo umile, non ho grandi grilli per la testa e niente, penso solo a giocare a calcio, questa è la cosa che mi piace di più fare, spero di avere grande serenità. Che è di fare quello che so fare, ecco. Tornando alla partita, ci avete provato nella ripresa, dopo il tuo gol ci sono state altre situazioni pericolose, cosa vi è mancato sia nel primo tempo quando tu non c'eri che nella ripresa per provare il gol del pareggio? Ma abbiamo preso sicuramente due gol evitabili perché quando comunque in settimana provi calci piazzati, subirne due in maniera molto simile fa rabbia sicuramente. E poi secondo me non abbiamo corso grandissimi pericoli nell'arco del primo e del secondo tempo, ecco. Poi è ovvio che sotto di due gol la partita si mette in quella maniera lì, è difficile anche perché l'Ascoli è una squadra esperta, una squadra forte. E quindi ribaltarla diventa complicato. Ci abbiamo provato, un gol non bastava, non siamo riusciti a fare il secondo. Purtroppo quello che posso dire è che ci abbiamo provato con tutto noi stessi. Subito gol all'esordio, al di là del gol stesso, ti sei trovato bene subito con i compagni di reparto? Sì, no, ho fatto pochissimi allenamenti con i miei compagni, però penso che la squadra sia forte. Quando si gioca con giocatori forti, sicuramente l'inserimento è più semplice. Ci sono tanti giocatori forti, il mister lavora bene, quindi non ci sono stati grandissimi problemi da quel punto di vista.